Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornato Matteo Salvini, leader della Lega. Come sta? Io bene, spero che stiano bene anche gli italiani. Beh, sicuramente chiudiamo 3 settimane di sceneggiata e contiamo di ripartire in fretta. Beh, è contento che il presidente Mattarella abbia dato l'incarico a Mario Draghi? Beh, sono contento che non passeremo più il tempo a commentare i litigi di Conte e Renzi, i banchi dell'Azzolina, i dubbi di Toninelli o le incertezze di Bonafede. Speravo in una risposta un po' più telegrafica, ma vedo che è già sintonizzato su... non troppa propaganda elettorale però, no? Perché non siamo... Ma vengo una volta all'anno. È vero. Però, insomma, una volta all'anno. L'onorevole Salvini comunque leader della Lega ci spiegherà un po' che cosa sta succedendo nel centrodestra, nella Lega e Draghi, Lina Palmerini, e cercheremo di capire che cosa succederà, perché in realtà l'incarico a Mario Draghi sta squassando tutti i partiti e quindi come andrà a finire questa partita molto complicata, subito dopo la pubblicità. Matteo Salvini, allora le ricordo i punti cruciali che Draghi oggi ha fissato per il suo mandato. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale e rilanciare il paese con le risorse straordinarie dell'Europa. Che cosa c'è che non va con queste linee guida? No, nulla. Ma io infatti ho detto che dopo queste settimane di caos, di Parlamento bloccato, di famiglie preoccupate, di scuole aperte e chiuse a seconda dei giorni, almeno c'è un po' di chiarezza. Non c'è più Conte, non c'è più Casalino, non ci sono più Lazzolina, Bonafede, nuova pagina. La via maestra è il voto, sono le elezioni, quando cade un governo però e non c'è una maggioranza. Però ieri Mattarella ha spiegato in lungo e in largo perché sarebbe opportuno non andare a votare adesso. Però in realtà attenzione, Draghi... Attenzione, Mattarella ha detto no, che sarebbe Draghi, un problema scusi, sanitario. No, anche politico. Mattarella ha spiegato che significherebbe avere mesi di campagna elettorale, poi ci vogliono settimane per formare un governo. Comunque, allora, ma adesso stiamo su Draghi. Stavo semplicemente chiudendo il Quindi ragionamento questi punti che dice vanno bene di Draghi. Beh, se uno vuole guarire le malattie, va bene, non penso che sia di destra o di sinistra sconfiggere la pandemia. Noi vogliamo andare oltre, ripeto, fatto salvo che in tutto il mondo, quando non c'è un governo, quando non c'è una maggioranza, la parola torna ai cittadini e scelgono i cittadini il nuovo Parlamento e il nuovo governo. Occorre del tempo per arrivare al voto, noi vogliamo riempire questo tempo facendo cose, quindi il piano vaccinale sicuramente, l'uso corretto dei fondi europei sicuramente. Noi quando incontreremo Draghi, perché non diciamo lo incontrerete domani, no? Appunto, non avete ancora un orario. No, andiamo ad aggiungere nostre richieste, nostre riflessioni, quindi il no garantito, il no all'aumento di qualsiasi tassa. Siccome si sente l'ipotesi di patrimoniale sui conti correnti, aumento dell'IMU, riforma delle pensioni per tornare alla Fornero. Draghi non ha detto niente di tutto questo, però insomma niente aumento tasse, questo è il primo punto. Lina Palmerini. No, sono curiosa perché lei ha detto nel frattempo bisogna fare delle cose, quindi lei cosa immagina? Un governo Draghi a tempo e quale scadenza immagina? Io immagino che agli italiani per serietà occorra spiegare quando vanno a votare, perché in democrazia comunque la sovranità continua ad appartenere al popolo e quindi è chiaro che in questo Parlamento trovare delle maggioranze è complicato. Noi per serietà non diciamo no o sì a priori a Draghi, sarebbe poco serio, dobbiamo ancora incontrarlo. E quindi a oggi, ore 20:46, è ni. No, e se io domani devo incontrare un signore, devo capire che idee ha lui, con chi governa, per quanto tempo e facendo cosa, non posso prima di incontrarlo dire io in ogni caso ti dico no o io in ogni caso ti dico sì.
Beh, sarebbe poco serio, vado a capire. Beh, quindi sbaglia la Meloni, tavolo... perché la Meloni invece ha detto che Fratelli d'Italia non può votare a favore di Draghi. Quello che mi interessa è che ci sia un centrodestro compatto come è stato per tutte queste settimane. Ma già non è compatto. No, ma perché magari quello che andiamo a sentire ci convince, non ci convince. Se io sento parlare di taglio delle tasse, di sblocco dei cantieri, di azzeramento del codice degli appalti, quindi di un'Italia che torna a crescere, a correre, a investire, se sento parlare di azzeramento delle cartelle esattoriali, se sento difendere quota 100, visto che il PD invece vorrebbe tornare indietro, posso essere attento. È chiaro che se... Ecco, adesso magari Draghi non si presenterà con un programma di governo come se se vuoi governare per questo paese, immagino, anni, immagino che abbia idea. Avrà delle priorità, visto che il tempo è poco. Per noi la priorità è rilanciare il paese, quindi salute, lavoro, scuola e taglio delle tasse. Mi pare che non possiate non votare a favore di Draghi, voi della Lega. Ma perché lei l'ha già sentito? Io non l'ho ancora sentito, non l'ho ancora visto. No, quindi... ma invece vorrei capire su che cosa lei, invece, visto che diciamo un po' il leader del centrodestra, quindi terrà anche alla compattezza del centrodestra, ecco, come fa a conciliare le posizioni di Forza Italia, che sembra molto più propensa a dire sì, con quelle della Meloni, che invece dice noi voteremo contro, oppure... Noi baderemo ai fatti, noi siamo molto concreti, le imprese, sì, le famiglie fatto... hanno bisogno di risposte concrete. L'abbiamo tenuta insieme la coalizione fino a oggi. Dove andrete siamo domani, andati insieme, insieme dal Quirinale, siamo sempre andati insieme da Mattarella, l'obiettivo è di andare insieme da Draghi, quindi di muoverci insieme. Poi è chiaro che ci sono sensibilità diverse da Meloni a Berlusconi, io cerco di fare sintesi. In queste ore ovviamente ci chiama il mondo del volontariato, il mondo della scuola, il mondo delle università, il mondo delle imprese e ci dicono: innanzitutto non ci sono più Conte, Casalino e compagnia, quindi buona notizia numero uno. E questo l'abbiamo detto. Perfetto. B, la via del voto è sempre quella più seria, più efficace, perché per 5 anni se gli italiani votano... Sicuro che le imprese in questo momento vogliono andare a votare? L'unica cosa che il nord... l'Italia non può permettersi è l'incertezza, la perdita di tempo. Perfetto. Se Draghi non avesse una maggioranza, oggi ho sentito... Ma la campagna elettorale non è concretezza, velocità, ma fare secondo bene, lei è meglio usare presto. 2 mesi per poi star tranquilli per 5 anni? Vabbè, o è meglio andare lei... avanti trascinandosi? Questo lo dice lei, non è mica detto. Scusi, lei ha fatto un governo con il Movimento 5 Stelle, intanto lì già il centrodestra si è spaccato, se ben ricordo, no? E quindi non è mica detto che andate, andiate avanti. E quando i 5 Stelle hanno cominciato a dire no a tutto, no alla flat tax, no alla riforma della giustizia, no all'autonomia, no alle Olimpiadi, no alla TAV, noi abbiamo detto, coi no non si governa, molliamo le poltrone. Detto questo, c'è il Covid, c'è una crisi economica spaventosa, hanno chiuso 300.000 aziende, ci sono 2 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani coi posti a rischio. Bisogna avere le idee chiare, quindi un governone tutti insieme, dalla Boldrini a Zingaretti, alla Lega, Forza Italia e 5 Stelle, sarebbe improponibile. Perché se ma metti quindi chi insieme, deve stare fuori? Per esempio i 5 Stelle devono stare fuori? Noi vogliamo governare lei... con chi fa. No, ho capito, i 5 Stelle sono stati fino a ieri il partito del no. Non si può, non si fa, no, no al ponte sullo stretto di Messina, no alla Gronda, no alla TAV, no alle Olimpiadi, no alla riforma della giustizia, no al taglio delle tasse. Se stanotte diventano il partito del sì, boh, mai dire mai. Però questo ce lo deve dire il professor Draghi. Scusa, ti do subito la parola, Lina, ma se i 5 Stelle stessero fuori dal governo, ricordo che hanno la... diciamo il più alto numero di parlamentari nel Parlamento dei 5 Stelle, avreste bisogno del PD per governare, diciamo, in un lei governo. Lei immagina l'entusiasmo che possa provare io ad andare a governare con qualcuno che mi vuole in galera. Al di là della questione personale, con qualcuno che ha smontato i decreti sicurezza, che sta smontando quota 100. Ma è per questo, se c'è un progetto serio, io mi metto in gioco al di là dell'interesse di partito, perché l'interesse di partito della Lega potrebbe essere tranquillamente quello di dire no a prescindere, stare fuori, tanto i casini che gli hanno fatti Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, meglio... aspetto che vadano contro un muro, sto lì così e dire ve l'avevo detto io, sì, io non sono fatto così. Contro il muro ci vanno anche gli italiani, appunto, ci va anche la sua base elettorale. Sto dicendo produttivi. Che per rispetto nei confronti del paese io mi metto in gioco, non guardo alla convenienza del mio partito o di Matteo Salvini che potrebbe stare fuori e guardare cosa fanno Renzi e compagnia, no. Se c'è la possibilità mi metto in gioco, l'ho già dimostrato facendo il ministro dell'interno, però ci deve essere una squadra chiaro. All'altezza e un progetto chiaro. Faccio un esempio concreto, sì. Il 31 dicembre di quest'anno scade quota 100,
Ora, quota 100 l'abbiamo portata noi, ha dato la pensione a 400.000 italiani e italiane, ha dato lavoro a 300.000 giovani. Cancellare quota 100 e aumentare l'età pensionabile per me sarebbe inaccettabile. Ha alzato molto, però, anche il debito quota 100, però insomma adesso le voglio chiedere una cosa. Intanto, lei conosce personalmente Draghi? L'ha mai incontrato? Non l'ho mai incontrato, se non una volta a Linate, mentre prendevamo l'aereo, però buongiorno, buonasera, quindi non posso esprimere un giudizio su una persona che non conosco. E senta, ma Draghi, secondo lei, dovrebbe fare un governo politico, come chiede per esempio Di Maio, i 5 Stelle, anche se i 5 Stelle sono riuniti e quindi non sanno ancora bene qual è la direzione da prendere, oppure è meglio solo dei ministri tecnici e lei sarebbe disposto a fare il ministro? I tecnici li abbiamo già visti con Monti, Il governo dei geni, il governo Monti-Fornero, l'abbiamo già provato, gli italiani l'hanno già provato. Quindi politico, di politici. Eh sì, ci vuole gente che si prende la responsabilità di fare delle scelte. Io, chiaro, vorrei prendermi la responsabilità di far partire i lavori per il ponte sullo stretto di Messina. Quindi farebbe il ministro per le infrastrutture. No, per carità di Dio. Ma mi deve rispondere. Io meglio di Toninelli non potrei mai fare. Io l'ho fatto il ministro. No, ma con Draghi lo farebbe o no? Ma no, ma che domanda è? Come faccio a dire? Non so che cosa vuole fare, per quanto tempo, con chi? Le faccio un esempio. Se qualcuno mi dicesse in 5 mesi taglio delle tasse, taglio della burocrazia, riforma, ecco, in 5 mesi non fai la riforma della giustizia. Però mi sembra evidente che in Italia ci sia un problema giustizia, non solo per i 5 milioni di processi arretrati su cui Bonafede non ho mosso un dito, ma perché sentendo Palamara anche alla 7 domenica sera da Giletti mi vengono i capelli dritti in testa, quindi mettere un po' di ordine. Sono riforme che ci chiede l'Europa, peraltro. Ma ogni tanto l'Europa ci chiede anche qualcosa di giusto. Senta, però lei sta parlando di cose che hanno bisogno di un tempo per realizzarsi e soprattutto c'è in ballo il Recovery Fund. Sì. Ora, al di là della presentazione del piano che scade ad aprile, a fine aprile, c'è la sostanza vera è a luglio, perché a luglio verrà pagata la prima tranche di aiuti all'Italia. Allora, almeno lei vede un orizzonte fino a luglio e poi magari uno scioglimento delle Camere a luglio per andare a votare a ottobre, immagina un periodo più lungo, perché a quello mi pare il minimo. A me interessa che gli italiani abbiano un orizzonte per sciogliere, tornare a esercitare il loro diritto a scegliersi un quindi Parlamento più degno. Non un orizzonte breve, perché insomma dire tra due mesi non si fa nulla. Fra due mesi non fai neanche in tempo a votare. È chiaro che puoi votare o prima dell'estate o dopo l'estate, molto, molto semplicemente. E i fondi europei assolutamente vanno usati bene, anche perché per due terzi sono prestiti, non sono denari a regalo, quindi i prestiti li devi restituire. Quindi un conto è se li usi per fare la Roma Latina, il traforo del Sempione, la Roga all'Arate e le infrastrutture che servono al paese. Un conto è se li distribuisci in mance. Quindi noi vogliamo essere della partita, perché sono soldi che verranno restituiti entro il 2056 dai nostri figli. Quindi vogliamo dire la nostra. Se ci sono le condizioni, noi partecipiamo, assolutamente. Se invece non ci sono le condizioni, diamo una mano dall'opposizione, come abbiamo fatto in questi mesi. Anche all'opposizione si può portare a casa... Con l'astensione, per esempio. Assolutamente. Noi all'opposizione... O votando provvedimento per provvedimento, a seconda se vi piace. All'opposizione abbiamo ottenuto dall'ex governo Conte, dall'ormai fu governo Conte, il fatto che per il 2021 i professionisti non pagassero i contributi previdenziali, gli avvocati, i geometri. Quindi anche all'opposizione puoi fare qualcosa di utile. Però, ripeto... se domani ci incontriamo e vediamo che c'è una sintonia su un'Italia che cresce, che corre, che scava, che innova, che va incontro ai giovani, è un conto. Se invece ci si presenta il pacchetto chiuso. Scusi, ma secondo lei Draghi le propone un'Italia che sta ferma, che sta immobile, che no, non però, fa niente? No, però sai, dipende anche dai compagni di viaggio. Dipende anche dai compagni di viaggio. Quindi lei ne fa anche una questione di maggioranze? Dipende da chi si prospetta. Cioè, ma lei mette... Mi vede al governo con la Boldrini? Adesso, con tutta la fantasia del mondo. Non con la Boldrini, che sta nel PD, però. Appunto. E quindi appunto. Non col PD e neanche con i 5 Stelle.
vado oltre le sigle, voglio vedere i progetti, cercando di... le cose da fare. Ascolti, onorevole Salvini, prego. Lei prima ha detto che ovviamente non può non giudicare Draghi, non lo conosce, eccetera, eccetera, però lei negli ultimi anni in realtà lo ha fatto. Per esempio nel 2017 ha definito Draghi complice dell'Europa che ci affama. Invece l'anno scorso ha detto ben venga uno come Draghi che ha saputo tenere testa ad Angela Merkel. Perché è cambiato anche lui, cambiamo tutti, è cambiato anche lui. Ve lo ricorderete nei suoi anche ruoli. Anche lei forse è cambiato. Ma tutti cambiamo. E quindi il Draghi che fa scudo al sistema Italia, mettendosi anche a discutere coi banchieri tedeschi e i banchieri francesi, è un conto. Il Draghi che ai tempi del governo Berlusconi mandò la letterina di richiamo al governo italiano su mandato di altri era un altro conto. Quindi... Il governatore era Trichet, però Draghi sarebbe subentrato di lì a pochi mesi. Ma doppia firma. Sì. Insomma, senta, ma è Borghi, che è il suo parlamentare, più, forse quello più anti-euro, anti-europeista d'Italia, dice che i soldi del Recovery Fund non servono e che sono un abbandono di sovranità. Sbaglia? Ma i soldi del Recovery Fund sono per due terzi a prestito e altri paesi europei non li prendono. Cioè i soldi a prestito, altri paesi europei dicono no grazie, facciamo noi con i titoli di Stato e quindi non ci interessano e nessuno glieli contesta perché ognuno fa quello che vuole. Gli altri soldi sono... Cioè quelli a fondo perduto, lei prenderebbe solo quelli a fondo perduto, ribadisce? Se io potessi scegliere sì, perché le condizioni con cui ti vengono prestati questi soldi, l'ha detto, l'ho sentito Renzi proprio da voi, sono più vincolanti le condizioni del prestito, del recovery fund, dei fondi del MES. Quindi... non lo dico io, e quindi prima di prendere dei soldi a prestito per poi pentirmene quando li devo restituire, voglio vedere bene queste condizioni. Perché ricordo a chi è a casa che fra le raccomandazioni per avere questi soldi c'è la riforma del catasto, tradotto l'aumento dell'IMU, e la riforma delle pensioni, tradotto l'azzeramento di quota 100 e l'innalzamento dell'età pensionabile. In un momento di crisi come questa, aumentare la tassa sulla casa e sui negozi e aumentare l'età pensionabile non credo che sia in questo momento neanche, non ho parlato con Draghi purtroppo, no, se no avrei delle Draghi. Notizioni c'è sì, nelle no. raccomandazioni approvate sì, per accedere ho capito, a questi ma prestiti ma in questo momento mai per l'Italia c'è stato un momento così favorevole nei nostri confronti da parte dell'Europa, quindi diciamo l'anti-europeismo, lei oggi tra l'altro definirebbe europeista. Non si tratta del derby Milan-Inter, c'è stato un bellissimo articolo del professor Ricolfi. Ma lei siccome è stato molto anti-europeista, no, io oggi non sono anti-europeista. Cosa vuol dire anti-europeista? Per esempio avere dato via libera a un parlamentare come Borghi che ha detto che bisognava uscire dall'euro. È stato eletto dai cittadini. Ha detto... Ma dire che l'Europa ha dei difetti che vanno cambiati, no, è diverso. Significa essere anti-europeisti o significa essere oggettivi? Sì, ma davanti a un'Europa che è profondamente cambiata, che ha sospeso il patto di stabilità, che ha dato all'Italia la maggiore quota di risorse a fondo perduto, con una BCE che sta sostenendo il nostro debito pubblico, vorrei sapere cosa pensa lei dell'Europa oggi. Ma io non sono pro o contro col paraocchi. Io vorrei che entrasse domani in vigore in Italia, per aiutare le nostre imprese, il codice degli appalti europeo, che è molto meglio del codice degli appalti italiano, i cui fogli messi uno dietro l'altro sono un chilometro di produzione cartacea. Quindi io sono per l'azzeramento del codice degli appalti italiano, che complica la vita alle imprese, e per l'entrata in vigore del codice degli appalti europeo, che è più smart, è più easy. Quindi non sono pro o contro. Certo che se in queste ore l'Europa mi impone di mettere fuori legge perché è pericoloso e cancerogeno il vino, scrivendo sull'etichetta che fa male, come per le sigarette, secondo me ci sono altre priorità che dovrebbero arrivare dall'Europa. Però mi scusi, anche dire sì o no a Draghi comporta anche una ricollocazione della Lega nello scacchiere europeo. Io sono preoccupato europeo. Dell'Italia, non dell'Europa, onestamente. Sì, ma io insomma, sono preoccupato anche degli stipendi e delle pensioni degli italiani. Ma scusi, perché l'Italia, l'Europa ha un'influenza sull'Italia, quindi anche gli stipendi, i posti di lavoro, gli investimenti dipendono dall'Europa, perché appunto, come ha ricordato lei, una quota
quota sostanziosa di risorse a fondo perduto viene dall'Europa, da emissione di titoli di debito in comune. Quindi il nostro destino è appeso all'Europa. Ecco, lei, il governo Draghi, servirà anche per rivedere le posizioni in Europa della Lega? No, guardi, io sarò più limitato, ma mi interessa quello che accade a Palermo e quello che accade a Torino. Poi gli equilibri fra Parigi, Bruxelles e Francoforte, allora, ne riparleremo a epidemia superata. Però do una Salvini, notizia, aspetta. Fuori dall'Europa c'è vita. Ci hanno spiegato che gli inglesi, uscendo dall'Europa, sarebbero stati travolti da sciagure, da povertà e da fame di ogni tipo. Beh, non se la passano tanto bene gli inglesi. Gli inglesi vaccinano 600.000 sì. cittadini al giorno. Noi siamo qua che stiamo aspettando che le multinazionali forse ci diano una parte dei vaccini promessi coi geniali contratti firmati a Bruxelles. Gli inglesi che sono usciti, si sono fatti i loro contratti, si stanno vaccinando i loro cittadini. Allora, quindi, evidentemente... Salvini, diciamo... Se lei vuole fare il Presidente del Consiglio, no, perché questo è quello che lei giustamente... Ma lo decideranno gli italiani, legittimamente, che prima o poi voteranno, poveretti. Esatto, prima o poi si voterà, la Lega è ancora il partito più forte, quindi lei avrebbe la leadership del centrodestra. Per quanto riguarda la collocazione europea, lei dovrebbe decidere se stare nel Partito Popolare Europeo oppure in quello dove sta la Marine Le Pen, per capirci, no? No? Perché i cittadini italiani non possono eleggere qualcuno se non è membro del Partito Popolare Europeo. No, ma lei dopo dovrà andare in Europa a contrattare, oppure pensa di far uscire l'Italia dall'Europa? Io ho fatto il ministro, il vice premier. Sì, hanno detto che non l'hanno mica vista spesso come ministro dell'interno, praticamente mai. Insomma, non vogliamo tornare al suo ministro. No, questo dovrebbe dirlo documentandolo, non chiacchierando. No, l'abbiamo documentato tante volte. Ma andiamo avanti. Stavo provando... Sì. A dire seriamente che ho fatto il vicepresidente del Consiglio di questo paese, combattendo la mafia, la camorra, l'andrangheta, la droga, che qualche mio collega parlamentare vorrebbe essere spacciata nei negozi col timbro statale come altro, e l'immigrazione clandestina, facendo parte di un gruppo di cui fa parte anche Marine Le Pen, che non penso sia il diavolo, che è eletta dai cittadini francesi come io sono eletto dai cittadini italiani. Se c'è una norma della Costituzione italiana che prevede che uno, per fare il Presidente del Consiglio in Italia, debba andare nel Partito Socialista o nel Partito Popolare in Europa, mi sembra una cosa bizzarra. Noi non c'è ancora questa semplicemente previsione. Semplicemente chiedendole se invece ci sta pensando e se io ho buoni rapporti con tutti. L'occasione Draghi sia un momento di ripensamento. È un'occasione per l'Italia. Per l'Italia. Dicendo un sì, praticamente. Se dice che è un'occasione per l'Italia, Draghi... L'occasione l'ha detta... Ma mi scusi, stiamo parlando da 20 minuti di che cosa? Abbiamo capito. Senta, Salvini, lei prima ha citato Renzi. È vero che l'ha sentito spesso, vi siete messaggiati in questi giorni, anche per raggiungere un obiettivo comune che avevate, che era quello o altre di sbarazzarsi di ci Conte. Siamo visti in Senato, ci siamo messaggiati come messaggio con tanti altri leader di partito. Che non è vero che un po' facevate sponda per cacciare Conte. No, anche perché il governo Conte l'ha fatto nascere lui. Cioè la cosa che è incredibile... Però poi l'ha fatto cadere che noi stiamo anche commentando, lui, quindi sa, quella politica è bella capito, perché varia. Se la stanno cantando e suonando loro. Noi siamo qua stasera a commentare un anno e mezzo di disastri della premiata ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Perché se un anno e mezzo fa la parola fosse tornata ai cittadini italiani, adesso saremmo tranquilli in un altro contesto. Questo naturalmente lo dice lei, perché lei dice che avrebbe vinto lei con i suoi partner e non lo possiamo sapere. No, se non andremo messi mai a meglio, votare peggio. Non lo potremo se mai sapere. Se quello che lei diceva sulla pandemia, forse staremmo messi ancora peggio, se devo ma dire guardi, la verità. Questa è veramente, questa è incredibile, perché ovviamente incredibile, sulla pandemia non si fa politica, però l'Italia è fra i grandi paesi al mondo, quello con più morti, e con più disoccupati. Le ricordo, quindi i grandi Salvini. Successi del governo, che evidentemente a lei non dispiaceva, ha portato l'Italia ad avere il record mondiale di morti in base agli abitanti e il record mondiale di calo del PIL, del prodotto interno lordo. Le ricordo che il record di numero di morti in Italia ce l'ha la regione Lombardia, gestita da Fontana. Ah, quindi è curioso, però questo amico, è curioso. Nonché allora, i morti in Lombardia...
sono colpa della regione governata dalla Lega. No. I morti in Italia sono colpa del destino. Stiamo scherzando, vero, sul numero di morti? Non si... Allora, le sto dicendo... Appunto, no, le fa sto torto dicendo, la sua intelligenza. Le sto dicendo un'altra cosa. Siccome lei ha attaccato molto spesso il governo Conte II su questo fronte, dicendo che l'Italia... Ci diceva che siamo un modello nel mondo. Se siamo un modello del mondo, con record di disoccupati, di scuole chiuse e di morti, capito, lei dice che il modello Lombardia è un modello che andrebbe imitato in tutta Italia, le ricordo la regione che se Lombardia questo è il quella parametro che avete più... il più alto numero di morti. Ma così chiudiamola qui, se l'epidemia sembra... è scoppiata in Lombardia, io ringrazio la comunità lombarda tutta, i sindaci di tutti i colori politici, i medici di qualunque fede religiosa per quello che hanno fatto, perché hanno spento l'incendio che era nato lì. Detto questo, visto che sull'epidemia il ministro della salute aveva scritto un libro che poi giustamente ha ritirato, il portavoce del premier ha scritto un libro che ha ritirato, ecco, togliamola. Visto che ci hanno detto anche in questo studio, ma se ci fosse stato Salvini sarebbe stata una catastrofe. Ahimè, il record di morti non c'è stato. La storia non la possiamo fare con i secoli. Ma appunto. Le voglio chiedere una cosa sul Movimento 5 Stelle, che no, è ancora riunito, i gruppi parlamentari con i capi, eccetera, eccetera. Stanno cercando di trovare una linea comune su Draghi. Lei fa gli auguri. Quindi non sa se diranno di sì o di no. Lei non ho la più pallida idea. Ecco, ma lei comunque non metterebbe veti sul Movimento 5 Stelle per entrare eventualmente in un governo Draghi? Che cosa vorrebbe fare Draghi? Delle tasse, della scuola, dell'università, della Gronda a Genova, del ponte sullo stretto di Messina, dell'Ilva, dell'Alitalia e dell'agricoltura italiana. Io gli chiederò semplicemente questo. Poi cosa fanno i 5 Stelle o gli altri mi interessa poco. Senta, invece nella Lega ci sono delle posizioni, diciamo, più favorevoli a un governo Draghi? C'è anche una discussione interna alla Lega? Noi discutiamo, ma poi il bello della Lega è che quando scegliamo, scegliamo tutti insieme. Io sento quotidianamente sindaci, governatori, parlamentari, europarlamentari, ci confrontiamo, ma visto che dal confronto escono idee, escono spunti, escono suggerimenti, poi quando si decide, a differenza degli altri partiti che spesso vanno ognun per sé, Dio per tutti, si sceglie una linea e quella linea è. Senta, oggi le borse sono andate, la borsa italiana è andata molto bene, lo spread è sceso. Lei teme che il fallimento di una operazione Draghi, non dico che possa essere imputato a lei, ma un fallimento in generale dell'operazione Draghi possa provocare delle conseguenze poi anche sul risparmio italiano? Gli italiani chiedono stabilità, chiedono certezza. Che la borsa oggi sia salita nel primo giorno senza Conte al governo è sicuramente un segnale interessante. E se sarà Draghi a portare stabilità, noi daremo il nostro contributo, con l'idea che la parola debba tornare il prima possibile agli italiani. Questo nessuno me la toglie, perché questo Parlamento, quello dei Ciampolillo, di Tabacci che chiamava di notte, di Mastella che andava a cercare viandanti passati per responsabili, non è il Parlamento che può usare 200 miliardi di euro, diciamocelo seriamente. Anche se Draghi fosse il più illuminato del mondo, poi i suoi progetti devono passare da questo Parlamento e questo Parlamento spesso e volentieri non ha dato grande... Questo Parlamento è quello del VAR, col senatore che dormiva, che è corso in aula e hanno dovuto usare il VAR per vedere Salvini, se è entrato prima o dopo. Dipenderà anche dall'atteggiamento della Lega, ovviamente. Certo. No? Senta, l'anno prossimo ci sarà l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Lei voterebbe per Mario Draghi? Se non sappiamo ancora se fa il Presidente del Consiglio, siamo già a eleggerlo Presidente della Repubblica. Non rispondo a domande che sono... di un futuro quindi troppo lontano. Quindi non c'è più solo Berlusconi, perché lei ha proposto recentemente Berlusconi. No, un suo collega mi ha chiesto se io voterei Berlusconi Presidente della Repubblica, e gli ho detto assolutamente non avrei problemi. Ma tra Berlusconi e Draghi? No, ma guardi, io mi occupo di tasse, di cantieri, di burocrazia e di scuola. Domani, con Draghi, domani. Quello che accadrà nel 2022, io spero che sia un altro Parlamento a eleggere il Presidente della Repubblica. Questo sì, perché lasciare in mano a questo Parlamento di viandanti... Però non funziona più la tempistica, comunque, no? Perché lei dice... Come no?
Voi parlavate di eventuali ipotesi di voto o a giugno o a settembre. Perfetto, sì. Se vai a votare, se fai quello che devi fare, l'abbiamo detto, piano vaccinale, recovery fund, piano scuola, blocco delle tasse, lo puoi fare tranquillamente entro giugno o entro settembre. Meglio poi entro voti, settembre, perché abbiamo detto ed eleggi che a luglio il Presidente della Repubblica scadenza. Con dei numeri giusti, perché peraltro gli italiani hanno votato per togliere un terzo dei parlamentari, quindi voterebbe il Presidente della Repubblica un Parlamento che ha troppa gente rispetto a quelli che gli italiani quindi hanno votato. Quindi è questa la condizione che metterete a Draghi, no, al di là delle, diciamo, dei io temi. Personalmente parlo a nome mio, la persona è assolutamente di spessore, quindi non andiamo a porre condizioni a nessuno, andiamo a capire se i suoi interessi per il Paese corrispondono con la nostra visione di un'Italia fondata sul merito e sulle libertà, libertà d'impresa, libertà di scavare, libertà di cura, libertà educativa, sulle libertà, un'enorme iniezione di libertà che significa anche condonare il passato. Se tu devi uscire dal pantano di un'emergenza e hai bisogno di far emergere quello che non c'è, c'è bisogno di tirare una riga. Cioè lei quindi chiede pace un condono fiscale, a Draghi, un condono fiscale. C'è bisogno di una pace fiscale, un fiscale. Assoluta, ma totale e generalizzata. Totale su tutto. Vabbè. No, su tutto, no, sugli anche, abusi. No, non anche sugli abusi edilizi, no, solo un condono fiscale. Detto questo, è fondamentale tornare anche alle libertà costituzionali. Quindi la libertà di andare in palestra, la libertà di andare al ristorante la sera, la libertà di andare a teatro, la libertà di far lavorare i lavoratori delle piscine. Qui così delle... c'è anche la libertà di aumentare i contagi, se stiamo a sentire no. gli esperti. Sì, sì, ma mi scusi, gli esperti se dicono così, ma insomma. Gli ingressi nei ristoranti sono controllati alla una. Perché non possono essere controllati alle 20? Dopo un anno di pandemia non possiamo ridiscutere questo punto. Perché c'è bisogno di tornare a una vita sicura, no, protetta, ma fare. Che sia vita. Ecco, ma lo vorremmo fare ecco, io non vorrei più la stagione Salvini. Dei DPCM alla Conte. Ecco, vabbè, comunicati che si chiamino DPCM al... o in un altro modo, fatto sta che se non stiamo attenti, noi non chiediamo programmazione, attenti, visione, organizzazione. Il virus tornerà a crescere, ma le voglio chiedere a questo proposito, siccome lei aveva chiesto a un certo punto, aveva detto che ci voleva un comitato tecnico scientifico alternativo. Sì, Draghi perché? Dovrebbe cambiare alcuni del comitato tecnico scientifico? Io penso che ormai gli italiani abbiano imparato sì no? a conoscere i virologi. Noi continuiamo a ritenere che i virologi non debbano fare politica ma debbano fare scienza. Detto questo, non è la priorità di questo momento. La priorità di questo momento sono salute, lavoro e scuola. Salute, lavoro e scuola. Chiaro. Senta Salvini, lei si vaccinerà e consiglierà ai suoi insomma, elettori di farlo? No, io non sono un medico, quindi non consiglio niente ai miei elettori no, che sono adulti. Ma lei si vaccinerà? Quando arriverà il mio turno farò quello che il mio medico mi suggerirà. Visti i tempi ma di Arcuri penso che ne parleremo fra due anni. È Novax? No, suo no medico, il mio medico no? è un medico, non ci sono i medici se sì lei o no. Se i figli li ha fatti vaccinare immagino tutti, certo. No? E quindi anche lei si vaccinerà. Quando arriverà il mio turno farò quello che il mio medico mi consiglierà di fare, visto che non mi sembra che stia andando ma tutto no, liscio. Ma era così semplice rispondere sì? Perché è così difficile rispondere sì? Ma mi scusi, io quando vado dal dentista mi fido del dentista, quando vado dall'avvocato mi fido dell'avvocato, quando vado dal medico mi fido e del medico. E non ci ha ancora parlato con il medico? No, perché stando ai tempi pandemia. Di Arcuri, ora che mi vaccinano faccio in tempo ecco, a invecchiare. Visto che cita Arcuri, Arcuri entrerà in questa eventuale, in questo eventuale negoziato con Draghi? No, Arcuri ha fallito su tutto, io non vado a chiedere la testa di nessuno, Arcuri sulle mascherine ha fallito, sulla riapertura delle scuole ha fallito, sull'Ilva non sta facendo un accidente, sul piano vaccini lascio commentare a chi ci guarda che cosa sta combinando, diciamo che se al posto di un Arcuri ci fosse un Bertolaso sarei più tranquillo. Infatti ce l'avete in Lombardia, quindi state tranquilli. Le vorrei anche ricordare, così per correttezza, noi di Arcuri abbiamo parlato quando è stato il caso e non sempre molto bene. Io nel non, caso specifico, non ho niente contro Arcuri come persona, no, ma si figuri, ma neanche noi. Ma nel caso specifico del piano vaccinale, è vero che il governo. Le responsabilità sono europee. Diciamo, del governo. E no, ma quando lei mi diceva se sono europeista o antieuropeista, se a Bruxelles
qualcuno ha firmato un contratto che riguarda la nostra salute sbagliandolo clamorosamente, non si tratta di essere anti-europeisti, si tratta di prendere quel qualcuno sì, e licenziarlo. Insomma, abbiamo capito anche che le case farmaceutiche, le multinazionali farmaceutiche non hanno e non stanno sempre facendo un gioco molto pulito. Senta, beh, sono stati cosa, più furbi in Israele e in Gran Bretagna. In Israele intanto hanno 7 milioni di abitanti, è tutto un po' più semplice. E li hanno vaccinati quasi tutti e votano, guarda caso a marzo, in Israele. Sono così matti che sì, votano. Sì, ma stanno in lockdown da qualche mese. Esatto. Da qualche mese in Israele lockdown, votano a marzo, in Olanda votano a marzo, in Bulgaria votano, eccetera, eccetera. Scadenze naturali della legislazione. Intanto scadenze naturali. C'è il virus, vota. Salvini, in Israele sono da 3 mesi in lockdown, cosa che noi non siamo, per fortuna. Appunto, sono messi peggio e votano. Vabbè. Ed è la loro scadenza naturale. E in alcuni casi è stato così anche per altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti d'America, dove peraltro c'è anche il voto per posta. Senta, mi dica solo una cosa, siccome Giorgetti, che è diciamo, un po' il suo braccio destro, è l'uomo che parla di più con tutto il mondo delle imprese, l'uomo che parla anche con l'Europa, è stato uno dei primi a fare il nome di Draghi come Presidente del Consiglio di una maggioranza allargata. Che cosa le sta dicendo in queste ore Giorgetti e perché è così positivo, così entusiasta di Draghi? No, lui lo conosce personalmente, lo stima personalmente. Non conoscendolo io non posso evidentemente dare lo stesso giudizio né nel bene né nel male. Semplicemente mi consiglia, ed è quello che ho assoluta intenzione di fare, di guardare le carte, di entrare nel merito dei progetti. Bene. Cioè cosa pensa delle infrastrutture, per quanto tempo, con chi, con quali compagni di viaggio. Faccio un esempio, non sarà sicuramente così. Se mi riporta la Fornero al governo è evidente che per noi sarebbe assolutamente impossibile qualsiasi tipo di ragionamento. A proposito di questo, visto che fa nomi di ministri, Giorgetti potrebbe essere un candidato della Lega? Non parliamo di nomi, sarebbe un torto agli italiani che hanno problemi con la rata del mutuo e con le banche che non hanno dato i prestiti che dovevano dare. Ecco, io mi ricordo una delle vicende più incredibili di questi mesi di governo Conte, quando disse che le banche per prestare i soldi ai cittadini e alle imprese dovevano fare un atto d'amore. Ecco, ma un Presidente del Consiglio che si rivolge alle banche chiedendo che facciano un atto d'amore invece di imporre i prestiti anche a coloro che erano indietro con una rata del mutuo, diciamo che non mi manca, non penso che manchi agli italiani. Ecco, stasera. Pensi se dovesse andare ad elezioni anticipate subito, non avete manco il candidato per Milano, non avete ancora i candidati per le elezioni amministrative, no, ci sono, però ci sono. Le troverete subito in un batter d'occhio. Assolutamente, sono già pronti. È finita la, così lo dico alle spettatrici, spettatori anche a lei, è finita la riunione tra PD, 5 Stelle e LeU che hanno detto che insomma sono disposti a continuare un percorso unitario. Vedremo anche lì che cosa succede. Col successo che abbiamo visto nelle ultime ore, con i brillanti successi delle ultime ore. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché la Germania, Germania ci osserva, e non solo questo paese, ma ci osserva comunque con molta attenzione e anche con qualche preoccupazione, come ci spiega Paolo Pagliaro nel punto. Guardate. La partita che si gioca in queste ore non riguarda solo Palazzo Chigi, ma ha importanti riflessi anche sugli assetti politici europei. Come si sa, l'Italia è il principale beneficiario del Recovery Fund. Tra prestiti e trasferimenti a fondo perduto, dall'Europa sono attesi 209 miliardi. Meno noto è che per la Germania ne sono previsti solo 29, il che, se da una parte testimonia della buona disposizione nei nostri confronti da parte dei negoziatori di Angela Merkel, dall'altra spiega l'insofferenza che c'è in molti ambienti tedeschi per la piega che hanno preso le politiche della Commissione von der Leyen. La campagna contro la solidarietà europea dispone in Germania di molti megafoni. Uno di questi è l'autorevole quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung, che nei giorni scorsi ha accusato l'Italia di non concepire altro che un uso clientelare dei fondi comunitari, dove l'obiettivo più che l'Italia erano la Commissione europea e la cancelliera che ne è la madrina. La questione è destinata a infiammare la campagna elettorale in vista del voto che in autunno segnerà comunque la fine dell'era Merkel.
Gran parte della CDU vorrebbe un ritorno al patto di stabilità nella sua versione pre-Covid e una radicale revisione delle politiche della BCE. Se la Germania continuerà o no ad avere una leadership europeista dipenderà dunque anche dalla capacità italiana di tener fede agli impegni previsti dal Recovery Plan. In caso di fallimento c'è da attendersi che tornino la politica del rigore e i nazionalismi. Allora, Matteo Salvini, grazie per essere stato con noi. È contento di essere tornato 8:30 dopo tutto questo tempo? Molto volentieri. Allora ci rivedremo presto. Grazie, buon lavoro ovviamente. No, grazie Lina Palmerini. Grazie spettatrici e spettatori. Linea Mentana, il suo speciale. E noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.